Ed eccoci, bentornati. Passò per me un secondo, ma per voi almeno un giorno. Questo può essere ormai l'intro del canale, perché ormai vi sto abituando, vi sto viziando di portare un video al giorno da ormai quasi un mese, anzi di più. Addirittura in certe giornate con dei video corti ne ho parlati più di uno al giorno. Questo è il mio amore che ho verso di voi, la mia riconoscenza, ecco, verso voi spettatori, verso voi amici che ormai mi seguite da tanti anni, che effettivamente mi avete portato a ricredere su YouTube. Cioè, sia chiaro. Ah, devo mettere anche Darren. E dove me lo infilo? Non ho capito. Sì, Tomb, ah, finalmente ho imparato qualcosa Tomb, però non è ancora il momento, sono sincero, quindi togliamolo. Poi semmai Tomb lo teniamo come mascotte perché mi è piaciuto, ma ecco, per il momento no. Ah, proprio giochiamo dove? C'è un campo lì, non l'avevo manco visto. Si è fatto spazio con la roba che vi era lato e si è creato un campo da calcio, ok. Dicevo, la mia è una riconoscenza, anche perché il canale ha subito attacco hacker, un po' di spavento per tutti, lacrime a gogo, ma anche solo emotive da parte mia nel non poter avere. Ah! Ecco perché Darren lo mettono in campo. Importa. Vedete che a me Mark ispira molto di più da giocatore con la casacca della Raymond che da portiere. Mi è sempre piaciuto Mark fuori dalla porta, assolutamente. Come estetica, ovviamente. Dunque, Raymond versus Robot Guardiani. Una partita, speriamo sia dignitosa, di un livello consono ai nostri. Ha cambiato lui. Madonna, che squadra. Secondo me è uno squadrone questo, eh. Shaun, Axel, Afrodite in attacco. Jude, Mark, centrocampisti offensivi. Poi comunque Eric e Scott fanno loro. In difesa Jack, Harley e Victoria. E ok, Darren forse è l'elemento un po' che mi disturba, ma insomma, uno squadrone offensivo, eh. I robot sono a livello 37, ok, però non mi sembrano molto alte le statistiche per il livello che hanno, anche se hanno molti PT. E devo considerare ciò, ma c'erano degli script, presumo. Ora vediamo se sarà così o meno, non me lo ricordo. Noi ci apriamo subito all'attacco, così, proprio virulenti, con il tiro, con Tormenta. Ma io andrei proprio con Tormenta di Fuoco, sì, perché tanto dovrei avere la possibilità di averne un'altra potenzialmente. Poi attaccanti ne abbiamo diverse a disposizione, quindi non mi farei paure a utilizzarle. Ok. Pugno propulsore. Non so se riesco a passare, sono sincero, vediamo. Testiamo subito la loro forza. Hai capito? Mamma mia, vedere Mark fuori dalla porta mi dà un senso di libertà, perché è una delle poche partite, penso, pochissime, in cui Mark Evans, da quando si è creato come personaggio, come calciatore, come capitano, brava Victoria, l'hai letta bene, bravo Mark. È una delle pochissime partite in cui Mark lo vedo con la casacca ed è la trama a confermarmelo, ecco, non sono io che... vabbè. Qui Max non so cosa voleva fare. È andato a PS delle mosche. Ci proviamo con colpo supremo. Ci si prova. Fuoco batte albero. Albero batte. Oddio, ho dimenticato. Albero batte vento. Vento batte montagna. Quindi può essere che l'elemento possa aiutarmi nella mossa. Lo vediamo subito. No, è veramente forte questo portiere. È veramente, veramente forte. Il che mi stimola. Però insomma. Cerchiamo di fare almeno un golletto, almeno uno. Secondo me ora il portiere avversario non ha più punti tecnici, se non vado errato. Quindi lo scopriamo subito, onestamente. Sì, ma non con Scott, grazie. Fuori gioco? No, bene. Non è detto, eh. 45 punti tecnica, potrebbe essere che l'avversario ancora riesca a parare. Ma a sto punto poi dal prossimo tiro non penso proprio, a meno di magheggi che non so, di script vari. Mi sa che me la para pure qua. I have this impression. Guardate, incredibile. Mamma mia, però, certo che abbiamo talmente tanti giocatori in attacco e talmente offensiva questa squadra che riesce a riprendere subito il pallone. Che bello che Byron Love, ma è troppo figo, ragazzi. È troppo, troppo figo. Il colpo supremo per me è ancora più bello del tiro angelico. No, vabbè, c'è uno script di mezzo. Mi auguro. Perché non è pensabile che prima utilizzi una tecnica e ora tu non riesca. C'è lo script, vero? Bravo Mark. Non è che deve tirare Mark.
Ma dai, fallo. No, scusate, ma purtroppo Inazuma Eleven non lo dice se c'è lo script, nei vecchi perlomeno, in quelli nu nuovi, vabbè, in CS in Galaxy, spesso, un altro fallo, viene scritto, guarda, devi ora far passarla di qua, di là, c'è qualche dialogo in più che aiuta, invece ci sono molti dialoghi all'infuori delle partite e zero durante, non mi fa capire niente. Io ragazzi ci devo provare perché oh, non accetto sta situazione qua. Non l'accetto perché può essere che davvero robotesse mi riesca a parare un tiro. Ora, non, se mi para pure questa con la parata così a presina. Ok, è script sicuramente. Ok, va bene. Sì, niente male. Un cazzo, niente male. Oh, cioè, ho sprecato PT per che cosa? Per nulla. Eh sì, perché questi robot in qualche modo hanno immagazzinato i nostri dati, le nostre tecniche, le nostre movenze, le nostre strategie, le nostre tattiche individuali e di squadra e di conseguenza loro riescono a pararci tranquillamente ed è per questo che noi utilizziamo Mark fuori dalla porta e Darren in porta, perché è una novità. Ma mi spiego, come hanno fatto a conoscere anche Byron Lobby o Corpo Supremo? Mistero. E questo è il gioco, sono quei dogmi, no? Che bisogna prenderli in quanto tali, come dice la parola dogma, ecco, in fedeltà, come i dogmi della Chiesa. La Chiesa non può spiegare chi creò Dio. È un dogma, Dio si autocreò, non si può neanche spiegare, non, le parole non ci sono. Voi sapreste spiegarlo come Dio nacque, non Gesù, che ci si può parlare, si può arrivare a una conclusione. Ma Dio non si può sapere, no? E quindi immaginate di dover spiegare perché i robot conoscono Byron Love. Cioè, non dovrebbe esistere. Come non dovrebbe esistere che conoscono Tomb, per esempio. Non è manco in campo, vabbè. Comunque ci voglio riprovare. Hanno detto di passare la palla a Shaun, forse. Vediamo se effettivamente è così. Io gliela passo tranquillamente. Ecco appunto, meno male che. Oh, meno male che io leggo. Perché se non leggessi non aiuta un cazzo il gioco. Non dice niente, non dice. Vai a passare di qua o di là, niente. Richiamo del lupo, altra fantastica mossa, bellissima. I love you, Shaun, ma veramente tanto. Sei bellissimo. Ecco, infatti, errori rilevati, movimenti non identificati. Quindi tutte le mosse che il robot non capisce, non riesce a pararla. Ovviamente, non è pronto. Però ricordiamo i dogmi appena spiegati, non dovrebbe neanche capire il perché di Byron Love, ma. Dettagli, scrivo un attimino un messaggio rapido, rapido a una persona. Intanto ci godiamo il richiamo del lupo. Ti inviai per mail. Controlla se è arrivata. Se è arrivata. Scusate, ma le mail bisogna leggerle, rispondere, controllare, scriverle. E da un lato, a volte ci penso, io sono una persona molto riflessiva, penso molto, insomma, partiamo da questo presupposto. Ecco, arrivata ho visto. E prendiamo il presupposto che sono molto riflessivo, ma a volte penso, ma come sarebbe la nostra vita senza email, ok? Cavolo, senza email la nostra vita sarebbe diversa, sarebbe ancora con le lettere. Certo, è inimmaginabile perché è un po' come se. E che cazzo? È un po' come se non avessimo neanche internet, non avessimo i cellulari, eccetera. Però immaginiamo un mondo identico a questo, ma senza la mail, senza il concetto umano di mail. È una cosa scontata. E io qua non lo so, non mi sta dicendo nulla, non so se devo tirare, se devo far qualcosa. Un gol l'ho fatto, mi dovrebbe bastarmi. Addirittura due. Ormai sono andati in tilt, sono andati nel pallone i robottoni. 2-0, 2-0 ragazzi, la Raymond domina contro una squadra che ha palesemente barato e non ha fatto un tiro in porta, non ha fatto un passaggio oltre la metà campo e anzi molto spesso ha solo vinto i palloni grazie a miei falli che in realtà non c'erano. Devo mica far segnare Mark, mi viene da pensare, qui perché ascolta una foto tecnica, non lo so. Boh, non lo so, nessuno mi dice niente, quindi mi devo un po' arrangiare alla fine, vediamo se è così. Ora, Mark prende il pallone. Ora, attenzione perché
lo devo portare fino alla fine del campo. Ma non penso, sapete, secondo me la tecnica che penso io, tra le più belle per me in assoluto, poi beh, la farò vedere nelle prossime parti. Levati dal K. Ok, no, non è questo il momento, ma la tecnica che poi arriverà coinvolgerà Mark, ma lo vedremo poi. Vediamo se Mark riesce addirittura a segnare. Vabbè. Un gol in rovesciata di un portiere come Mark Evans se lo merita. Cioè, non ho mai visto Mark esultare. Quasi, 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 quasi mai. Perché solitamente chi esulta è il portiere. Sì, buonanotte. È l'attaccante. Il portiere non esulta mai. Cioè, il portiere si ritrova a non esultare, a rimanerci male, a vergognarsi se subisce gol. Semmai. Invece vedere Mark sorridente che festeggia per un gol è particolare comunque, è molto particolare. Turbina roteante, passa la finta invisibile di Robot K. Non sono mai piaciuti i robot, anche perché sono tutti uguali, cambia solo il portiere che ha gli occhi rossi. Ma intanto ragazzi, 3-0, siamo tornati a casa, pure questa pagnotta, pure questo risultato, via così. Tantissimi bei punti, bene. Con due mosse anche imparate da due giocatori, Jack e Bobby. Dunque, ora cosa accade? Vediamo, scopriamolo. Intrusi in fuga. Ma dov'era il campo? Ma io non me lo spiego. Oddio, arrugginiscono di botto i robot? Boh. C'è anche questo mica dentro? Oh no. Hanno bloccato la porta. Niente, rimarremo qui per sempre. Evviva, dei bambini di 12 anni, perché è questo il contesto, dei bambini di 12 anni che rimangono intrappolati da soli, senza adulti, in una stanza misteriosa e piuttosto, direi anche, sospetta, pericolosa. Cioè, ma io guardate che forse penso troppo. Penso troppo, sono discorsi che non avrei mai fatto da bambino, sia chiaro che non ha senso fare neanche ora, però, perché no? Perché non pensare? Nel frattempo è andato nel laboratorio. Ecco, tutti gli adulti sono fuori, ovviamente. Non ce ne sia uno che ci abbia accompagnato. No, perché siamo noi bambini. Quattro alla fine. Perché poi tutta la squadra sì, ma potrebbero essere anche 20 comunque. Però ne abbiamo visti quattro che si susseguono per varie stanze senza un adulto. Senza neanche una ragazza che possa magari aiutare, non lo so. Sdrammatizzare un po'. Chi capisce vuol capire. Però vabbè, amen. Amen. Ah, forse si sono resi conto che sarebbe meglio andare ad aiutare i bambini. È inutile che correte, è veramente inutile. Voi cosa fanno? Non me lo ricordo. Ah, così, un calcione. Ma veramente? È bastato un calcio. Non mi dite che avevano un pallone perché non è vero. Non avevano palloni. A parte che, vabbè, anche noi abbiamo sempre un pallone. Noi troviamo bambini come noi, o ragazzi, o adulti, e abbiamo sempre un pallone in borsa. Un po' come Ash Ketchum ha una borsa con 1000 Pokéball, 1000 Megaball, 1000 Premier Ball, 1000 revitalizzanti. Vabbè. Dopo questa sofferenza di, boh, 20 secondi, i bambini vengono ritrovati. Ecco, e questa è la giusta risposta, non nella squadra dell'Aremone. I bambini vengono ritrovati. Ora, ciò che c'è di positivo è che Lina Schiller ormai è diventata dalla nostra, perché il sol fatto che ci abbia aiutato ulteriormente, non solo in questo caso, ma anche in realtà in precedenti situazioni, significa che è dalla nostra parte, oramai. Ok, trova il pannello di controllo della pietra. Boh, penso che bisogna andare qua su. Presumo, vediamo un po'. Cioè, non mi viene in mente. Sarà quello lì, ma prima dello scrigno. Non vorrei mai averlo perso. Triangolo, che è uno schema delle sfide. E di qua. Cioè, ma veramente se non l'avessi preso ora, quello schema l'avrei perso per sempre. Mi fa davvero molto strano, eh. Credo di aver trovato il monitor. Ce n'era uno in tutta la stanza, davanti a una pietra. Guarda caso, la pietra dell'Alius. Bella, questa, comunque, tutto questo contesto a me piace. Ora, tralasciando le mie domande inutili, i miei problemi esistenziali che ti potrebbero evitare, ma a me.
Io non vorrei andare a battere la tua Dixin assolutamente ora, non è proprio mia intenzione. Penso ci sia un intervallo di tempo di attesa. Non dubito che debba subito andare a prendere. Ecco, questa è un'altra parte importante. La pietra viene spenta e quindi di conseguenza l'energia che gli alieni assorbivano, gli alieni, insomma, assorbivano. Non hanno più la possibilità di ottenere. E qua Lina spiega tutto. Sentiamo. Alziamo anche il volume. La News Academy non ha nulla a che vedere con gli alieni. Non sono alieni? Come vi ho spiegato prima, la pietra si schiantò sul Monte Fuji 5 anni fa. Gli scienziati del gruppo Schiller la esaminarono e scoprirono che era dotata di incredibili poteri. Davvero? La sua energia può agire sul sistema nervoso. Consente a chi ne fa uso di amplificare le proprie doti ben al di sopra dei limiti di un essere umano comune. In altre parole, la pietra può essere usata per creare degli individui dai poteri sovrumani, i superuomini? Quindi ci sta dicendo che quelli dell'Alius Academy sono, alla fine, ragazzi, individui potenziali. Non ci posso credere. E così quelli dell'Alius sono alieni? Ma perché mai qualcuno dovrebbe istituire una versione simile? Questa domanda alla fine è più intelligente che la Fanelli. L'Alius fu fondata dal gruppo Schiller per fare una dimostrazione, porta avanti affari col governo, suo padre, Astram. Ed è così che è diventato tanto influente, ma tutto cambiò quando cercò di vendere armi all'esercito. Il primo ministro Vanguard si rifiutò di stringere qualsiasi genere di affari, ecco perché Vanguard lo abbiamo trovato spesso durante la trama. La cosa fece infuriare non poco, direi, mio padre, che decise di vendicarsi come ministro per mezzo dello sport che questi amava di più. Quindi avete capito? Abbiamo tanto riso e scherzato, ma. Aspetta, qui sta parlando. Parole di un vero uomo, cioè di un vero bambino alla fine, ma. Mamma mia. E tra l'altro, per chi non lo sa, quei pochissimi, cioè, se ora Simon Liman è vecchio, nel Go è ancora più vecchio. Cioè, se ora ha già 70 anni, nel Go ne ha 90, per dire, quindi. Eh già. Allenatore Hillman, ha ragione. Ci aiuti a batterli, allenatrice. Ecco, per quanto si sia pentita Lina, non cambia nella mia opinione su di lei. Non ho per nulla sopportato, mettendomi nei panni io del bambino che giocava di anni fa, e io rimango coerente con le mie idee molto spesso, il fatto che Lina ci abbia ingannato, in qualche modo ci abbia teso una trappola fin da subito, che noi abbiamo scampato in maniera diligente, ma insomma, non era così scontato, tutto sommato. E andare contro la Alius, ci ha messo in grande pericolo. Che Lina non ha per nulla, secondo me, capito fin da subito. Forse anche lei era un po' vittima. Ed ecco qui, Xin, con questa bellissima musica. Che poi sarebbe Xavier, come dice appunto Mark. Eh sì, la Genesis che la squadra di Xin, che scopriamo essere fratello di Lina, ci mancava ancora questo dettaglio effettivamente, è la squadra finale che dovremmo andare a battere, perlomeno per la trama principale, proprio le basi. Poi c'è qualcos'altro, ovviamente. E vabbè, qui altri discorsi in qualche modo confermano quello che ha già detto Lina, loro sono degli orfani. E in qualche modo Schiller ha voluto mettere con sé. Oh, ragazzi, chi sta arrivando? La Queen di questo gioco per me, Bellatrix. Bella come il sole. Sia all'alba che a tramonto. Sei bellissima, Bellatrix. Appresso, Mark, ti consiglio di allenare la squadra. È una minaccia? È un ricatto?
Beh, in effetti non so se ho capito bene o ho capito male, dovrei chiederlo sul gruppo di Nazume Eleven su Telegram, ma la possibilità che gli avversari siano al 60 potrebbe essere veritiera, dovrei davvero chiederlo, anzi prima che mi dimentico, tanto qui facciamo passare il tempo, dovrebbe essere così. A che livello sarà la Genesis, alla fine del Cap 9? Il gruppo serve pure a questo, d'altronde. Vediamo. Cioè, se lo scopriamo insieme sarebbe anche bello. Non so, ecco, in base a quello che mi dicono, anche se non so se posso poi rientrare, quindi boh. Ecco, io mi chiedo, ma il nonno di Mark, David, che in realtà è vivo. Posso dirlo, no? È vivo, vegeto, poi lo si scoprirà i motivi della sua separazione, ma cosa pensava di tutto ciò? Perché mi pare che non si sia mai ben spiegato quello che davvero c'è di relazione tra David Evans e il secondo capitolo. Cioè, cosa pensava degli alieni? Boh, non si è mai espresso. Nell'uno non importa che si esprima, secondo me. Cioè, si dava per... è stata un po' mistica come figura. Poi era solo l'inizio, eccetera. O la figura di David Evans si è voluta, diciamo, far risorgere, ma non era nei piani della Level 5, o meglio, della Holm, insomma, di chi creò l'anime al tempo, del mangaka, eccetera. Oppure, boh, mi sfugge, ecco, non lo so, non saprei rispondere. Ovviamente facciamo una partita e mica ci caricano, eh. Ma proprio mai nella vita, sia chiaro, le foche di Heim, si vedono che sono di Heim, sti bastardi, hanno anche le tecniche. Che palle. Però purtroppo sono giocatori che non possiedo, che mai ho visto. Jude qualche tecnica ce l'ha, quindi direi di far tirare lui, anche se mi sto stufando a farsi sfide, ma d'altronde. Sarà anche perché è quasi ora di cena, io è sempre così, arrivo a registrare a cavallo o all'inizio del pasto, quasi. Vi spoilerò una volta che ho anche registrato prima di colazione. Prima andare a lavoro. Una volta mi sono svegliato alle 6:30, quindi mezz'ora prima di quanto mi sveglio abitualmente. Poi in realtà, negli ultimi tempi mi sto svegliando alle 5. Vabbè, dettagli. Ma non perché devo fare qualcosa. Così sono abbastanza rilassato in questo modo. Ma tolto ciò, una volta registrai alle 6:30 una parte, ma non di Nazuma Eleven 2, cioè non mi pare, ma di un vecchio video, e poi andai, facci quasi sempre andare a lavorare, cioè, quindi non so con quale testa arrivai a pensare ciò, da malati, non lo consiglio a nessuno di fare, perché insomma, la giornata doveva ancora iniziare e io già mi ero scaldato a livello mentale, a livello adrenalinico, giocando, cioè, secondo me, è un errore. Cioè, poi ognuno fa un po' quello che ritiene opportuno, ma non è il mio consiglio. Che gol, ragazzi di campagna, non i cugini, ma i ragazzi. Mamma mia, quanti punti comunque. Cioè, stiamo facendo il bot. Tutti i punti che non ho preso, ma che mi meritavo durante la trama, me li stanno dando ora. Qui un bel vicolo cieco, davvero a farmi perdere tempo. Assolutamente. Io sto andando un po' alla cieca in realtà, perché non sto ricordando se queste zone le ho già fatte, non le ho fatte, boh. Qua portoni su portoni. E boh. Non lo so. Quanto dura sto corridoio? Qua c'è un altro portone, ma voglio vedere un attimo perché sono sicuro che ora poi arriverò alla fine e non sto guardando neanche tutte le zone. Ma magari di qua c'è qualcosa che sto dimenticando? Boh. O forse è un'altra zona da cui potevo arrivare, un'altra via. Può essere. Può essere, può essere. Quindi io direi di... Vabbè, ormai andiamo un attimo di qua per curiosità, ma penso che non serva in realtà. Speriamo di segnare, ti prego. Non me la parare con la tecnica. A che palle. Poi questa mossa è orribile. Veramente orribile. Vai, Giude, tu. Dai. Mark, vai avanti, Mark. Sei tutti noi, Mark. Mark, sei tutti noi. Quattro
E quando dico così significa solo una cosa, che addirittura devi segnare in rovesciata. Oh, non tira mai di tiro normale, sempre in rovesciata Mark Evans. Oh cazzo. Oh porca, tra l'altro in respinta. Oh signore pietà. No. Madonna che stupidi. Non male. Guardate qui che idioti. Ma dai, però anche noi non scherziamo. Insomma, una sfida che mi è durata una marea di tempo. Gran gol questo, sicuro. Una potenza, Giuda. Però ho rischiato di perdere addirittura. Che poi perdere significa anche perdere punti passione, oltre che tempo, punti carisma. Cioè, voglio dire, una cosa che io eviterei anche, no? Il cavetto che decide di staccarsi, ma dopo un po' è anche stanco, giustamente. Niente, non... ecco. Ciondolo forza bronzo, vabbè, oggetti che si possono anche evitare. Io penso che di qua non ci sia nulla. C'è una scaletta che porta addirittura al secondo piano. Non sto più capendo, ho perso un po' la cognizione del tempo e dello spazio soprattutto. Penso di avermi anche dimenticato delle porte prima, ma io presumo che nei giochi quando si va in su è sempre giusto. Quindi io direi anche di tagliare la testa al toro. No, ho sbagliato, lol. L'ho appena detto e sono rimasto inculato dalla mia stessa affermazione. Bene, molto bene. Dove vado ora? Non lo so. Dai, che palle, Inger. E purtroppo è la filosofia, ragazzi. La filosofia di questa gameplay. Ogni volta che vedo una sfida e c'è un giocatore che non conosco, lo devo fare. Però, che cazzo, ci fossero un ricarica PTPE. Non volevo utilizzare gli spillini prelibati adesso per le sfide. Ok, per fortuna riesco a segnare. Non capisco perché quel portiere lì mi ha dovuto dare tutto questo fastidio. Boh. Comunque, ci è andata bene così. Se davvero la squadra sarà la 60, ancora non mi hanno risposto nessuno, i miei adepti, nessuno intende rispondere, ma ci sta. E insomma, sarà bene che salvi prima, eventualmente, e ci proverò. Io comunque la prossima parte ci voglio provare, perché non voglio... Ma non l'ho appena visto quel rosso lì, Hugger? Ma che palle! Cioè, mi fate fare anche le sfide doppie? No, è apposta, cioè il gioco proprio mi vuole male. Vabbè. Spero di andare in sforbiciata. No, rovesciata chissà perché mi dà sempre l'idea di non riuscire a segnare. In questo caso però sì. Ok. Via, pure questa è fatta senza troppi convenevoli. Salutiamo, ringraziamo gli avversari. Via, giù dal 39. Oh ragazzi, un sacco di punti esperienza. La squadra è aumentata tantissimo. Io provo ad andare di qua perché, non, perché mi stanno al fatto che debba tornare giù, eh. Cioè, secondo me questa è la strada giusta. Non l'avevo ancora mai fatta. È strano che dal terzo piano vada al secondo. No, questi non li faccio. Ora basta. Che cazzo. Sono giocatori che già conosciamo. Perdiamo punti, vabbè. Secondo me è la strada giusta, eh. Non pensavo, ma a questo punto ricarica non me lo ricordo. Qui altre scale. Sì, perché può essere che per un attimo questo laboratorio vada in giù, scenda di poco e poi torni su per confonderti le idee. Dimmi che però abbia la carta. Oddio. No. Non così. Non adesso. E allora ragazzi, è quella porta che non avevo ancora aperto. Ma che palle. Ma non me lo puoi dire così. Questo è anche un po' il bello della diretta. Perché non vedete, non sto a guardare neanche per finta le guide, le immagini delle mappe. Però cazzo. Un bel colpo al cuore questa. Ora mi devo ricordare dove sono andato. Dove cazzo sono andato non lo so. Forse devo andare ancora dritto di là. Chi sono queste? Carine. Scrivens, carina. Zoccoli a zona. Io avevo capito zoccole per zona, ma vabbè. Dato le donne, zoccole. Oh, scusate. Una battuta, ma mi è venuto in mente subito così a me. E addirittura me le vanno anche a segnare magari. Sta a vedere. Proprio Scrivens forse? No, ora vabbè, non ci pigliamo per il culo. Però ho rischiato poi con questo passaggio inutilino proprio. Però adesso c'ho letteralmente glaciali, ho un po' di punti. Mi auguro che sia la giusta strategia quella di andare verso di là. Perché può essere che abbia aperto quella porta senza guardare cosa ci sia oltre quella porta di lato lì sulla sinistra. Quindi spero sia così perché non vorrei perdere ulteriore tempo davvero.
Bello tutto, bello giocare in Azum Eleven, ma alla lunga stufa questo modo di... Vediamo. Potrebbe essere, spero. Spero, spero. Sì! Sì! Vabbè, sto delirando, perdonatemi. Qui come cacchio si esce? Ecco. Il Sium è entrato dentro di me. No, ma lo dico spesso in realtà nella mia vita perché a scuola c'è un bambino che ama la follia Cristiano Ronaldo, proprio è il suo idolo. E ogni volta che riesce a fare un'operazione corretta, o comunque riesce a svolgere un compito, magari non facilissimo, sì! E allora poi mi è rimasto in mente questo motivetto di CR7 che già ovviamente conoscevo, non è che l'ho scoperto dai bambini, però mi piace anche ripeterlo, è proprio una simil dub, invece di farla dub dici sì! Mi piace. Soprattutto quando trovo la carta magnetica numero 3, a maggior ragione, che ci serve per sbloccare l'ultimo fatidica barriera. Sì, bene. E qua secondo me siamo proprio alla zona finale, assolutamente. Adesso, io ho paura che salendo parta lo script che debba cominciare la partita. Quindi io mi stopperei qua. In ogni caso la proverò ugualmente, perché non posso neanche tornare indietro. Cioè, alla peggio salvo più volte e poi spengo. Non lo so, perché ecco, non vorrei poi dover. Non vorrei poi dover. Dover rifare tutto il laboratorio, no? Sto cazzo. Quindi, non so manco come uscire, insomma. Per cui lasciamo così. Tanto mezz'ora di parte ve l'ho lasciata, salvo che siamo arrivati a 15 ore, forse no, di poco. Ma 15 ore comunque sudate, cioè 15 ore di video alla fine, non c'è un minuto fuori dal video. Tutto in diretta, tutto nel 2022, tutto su Blaster HD. Ciao ragazzi e alla prossima. Buona cena a me, ma buona serata, buona giornata anche a voi. Ciao ciao.